Sì, senza sosta, come vedi dietro di me ci sono i mezzi della Guardia Costiera, della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, continuano a cercare i dispersi che sono in questo mare, nella spiaggia di Cutro. Ieri 3 corpi sono stati trovati, 2 adulti ed un bambino, mentre la questura di Crotone, l'ufficio immigrazione, fa sapere che sono ancora 21 i dispersi certi, cioè quelli che sono emersi dalle testimonianze incrociate dei parenti, dei sopravvissuti. 6 donne, 7 uomini e 6 bambini non sono ancora stati restituiti dal mare. E poi ti aggiorno anche sui feretri che sono dentro il palasport di Crotone. Oggi 9 di essi partono per l'Afghanistan per tornare alle famiglie nel loro paese di origine. 28 restano, ma fa sapere la prefettura che probabilmente entro mercoledì lasceranno Crotone per tornare nel paese di origine. E poi ci sono ancora purtroppo 4 corpi non riconosciuti, sono i corpi, in particolare uno di un bambino, di un ragazzino che non è stato rivendicato da nessuno, probabilmente perché i genitori sono tra questi dispersi, padre e madre non ce l'hanno fatta e questo bambino non ha ancora un nome. I sbarchi continuano qua in Calabria, 487 a Crotone sono ospitati al CARA e 580 a Reggio Calabria, ospitati in tutta Italia. Grazie Luca.